antipasso e libro. Sì, ecco. Emilio Cambiaghi. Emilio Cambiaghi, il manuale di autodifesa del tifoso juventino. Si è divertito. Ecco, manuale di autodifesa del tifoso juventino. Sui forum trovate come comprarlo. Esatto. E il suo nomignolo è il dottor Zoidberg. Si è divertito a fare un po' di statistiche. Allora, con gli arbitri, chiamiamoli svizzeri, cioè quelli che possedevano la scheda svizzera, nelle stagioni 2004-2005, 2005-2006, la Juventus, innanzitutto con due di questi arbitri, la Juventus non è mai stata arbitrata, quindi non si capisce questa strana cupola perché avrebbe dovuto dare le schede svizzere a degli arbitri che poi la Juventus non l'ha arbitrata. L'Inter e Milan. Ecco, ma poi comunque la media punti della Juventus nei due campionati con gli arbitri dotati, tra virgolette, ancora non si sa se è vero o no, di scheda svizzera secondo l'accusa, la media punti è di 2,11. Con gli altri arbitri, cioè quelli che invece erano i nemici della Juve, quindi quelli che non erano stati teoricamente dotati... Quelli che chiamava Meani magari. Teoricamente dotati di scheda svizzera, la media punti a Juventus è 2,50, quindi molto più alta. Come si spiega tutto questo? Cioè perché poi alla fine questa cupola, questa grande organizzazione, questa che non sbagliava niente, organizzava i sorteggi, gli arbitri guardano tutto quanto... E poi però Juventus si vede, caso strano, che veniva arbitrata da questi arbitri e perdeva o pareggiava. Una Juventus tra l'altro fortissima, e lo abbiamo visto perché ha portato 8 giocatori in finale di Coppa del Mondo più Ibrahimovic e Emerson. Ora la domanda a chi vuole rispondere? Allora, domanda a chi vuole rispondere, se c'è qualcuno da studio che se la sente di rispondere a questa domanda. Forse se la sente Rampulla. Non ho trovato acquirenti. Rampulla, te la diamo a te questa domanda, te la giriamo a te a Torino. Sempre stato forte nelle uscite, quindi. Io, con tutto il rispetto per i forum, con tutte queste statistiche, io credo che... non sia neanche tanto bello fare queste cose qua, lasciamo stare, cioè io ormai il passato, il tifoso juventino non deve né autodifendersi e né attaccare, quello che penso io, quello che è stato, ormai è stato, cioè non rivogliamo lo scudetto, assolutamente, ma ci mancherebbe altro, non rivogliamo lo scudetto, io credo che se qualcuno ha sbagliato, come diceva giustamente Enrico Mentana, se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi. Qui non si deve tornare indietro, non si deve volere a tutti i costi vincere delle partite già perse. A me non interessa se l'arbitro mi ha arbitrato o non mi ha arbitrato. Io credo e spero, ho sempre giocato in squadre piccole, a parte la Juventus negli ultimi 10 anni della mia carriera, ho fatto 22 anni, per cui i primi 12 anni ho fatto in squadre piccole, ho giocato in Serie B, in Serie A, sono stato... come posso dire, con le squadre grosse c'era questa specie di sudditanza con tutte, per cui non mi interessa. Io la cosa che non mi piace è pensare che ci sia qualcosa dietro. Io capisco un arbitro, che è un essere umano, capisco che se arbitra Roberto Baggio o arbitra Rampulla è un po' diverso, e lo capisco e difatti mi va anche bene. Però il discorso che si è creato, credo, questi anni, adesso io parlo anche da juventino, è un discorso che secondo me non si deve fare, punto. Per cui se l'arbitro mi ha arbitrato o l'arbitro non mi ha arbitrato, se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi. In questo caso oggettivamente c'è di mezzo la Juventus e ha pagato la Juventus, va bene. Allora il tifoso juventino, e io per primo che sono tifoso juventino da tanti anni, abbonato alla Juventus per circa 10 anni, mi ricordo anche il primo numero con Sandro Salvatore in copertina, del 69, io sono il primo juventino, mio padre forse ancora prima di me, io dico lasciamo stare, quello che è stato, ricominceremo a vincere, non fra un mese, fra due anni, bene, la Juventus tornerà a vincere fra due anni, ok, cos'è che cambia? Lo so che 13 milioni di tifosi e io per primo voglio che la Juve vinca, però voglio che la Juve vinca. No, beh, qualcosa cambia secondo Punto. Me. Qualcosa cambia per cui secondo non, me. Il passato ormai è andato, non stiamo qui a rimuginare, la giustizia farà il suo corso, i forum della Juventus. Parliamo della Juventus adesso. La Juventus che è stata? Ormai basta. C'è questa Juventus che è forte, i tifosi juventini si deve dimenticare, non dimenticare. Punto. Ricordare delle cose belle e anche le cose brutte per cercare di essere migliori. Bene.